Dal testo alla musica, dal reale al virtuale, la rassegna compositori ha preso un'altra strada. Benvenuti, amici, alla nuova rassegna compositori dedicata agli autori di testo, speciale Lisa Gastaldon e da me ideata. Diciamo che questa è una ramificazione delle rassegne compositori che io ormai ho ideato e progettato dal 2012, che hanno visto e vedranno 10 di questi bei compositori che vedete oggi qui nel video, che sono Tullio Visioli, Piero Carabba, Guido Copotelli, Andrea Basevi, Enrico Miaroma, Lorenzo Donati, Giovanni Guaccero, Manolo Darold, Roberto Brisotto, Giorgio Susana e in seguito ascolteremo quando finalmente questo lockdown ci darà, diciamo, uno spunto per rifare la musica dal vivo con Marchetti, Mauro Marchetti, Gianmartino Durighello, Mario Lanaro e Alessandro Kirchner. Mi è venuta una bella idea a marzo scorso, durante il periodo della pandemia. Ho pensato di realizzare una nuova rassegna per continuare e per, diciamo, non stoppare questo evento che ormai è diventato annuale, con una rassegna dedicata agli autori di testo, che di solito sono sempre messi da parte rispetto ai compositori, non si sa perché, ma è così, soprattutto in Italia, ho notato questo, e di dare spunto ai compositori che hanno già fatto la rassegna compositori e a quelli che la dovranno fare, di scrivere brani in prima esecuzione. E con questa mia idea è stata accolta da tutti con entusiasmo e sono stati scritti ben 20 brani e con 15 compositori partecipanti. Mi ci metto anch'io perché la sigla di questo evento che avete ascoltato all'inizio, cantata dal coro di voci bianche della Scuola Cantorum al Massimo, diretto da Cristina Bartolato, al pianoforte Gianluigi Clemente, sarà la sigla di tutte queste tre puntate. È ovvio che siccome il progetto ha avuto la partecipazione di 497 partecipanti fra musicisti, compositori, direttori di coro, e ospiti speciali e anche l'editing e il montaggio di altri vari varie persone. E quindi sotto questo aspetto diciamo che è un concerto molto numeroso e quindi metterlo tutto su una puntata sarebbe stato, diciamo, una cosa un po' complessa. E mi auguro che questo sarà fatto anche dal vivo per dare importanza alla musica più spontanea, perché ho notato che facendo questo progetto in realtà abbiamo lavorato più razionalmente. Si va a guardare anche il dettaglio quando si fa un video in virtual choir, cosa che invece normalmente sull'aspetto grafico e sull'aspetto dell'immagine, una rassegna dal vivo, soprattutto nella musica corale, ci si tiene un po' meno, uno ascolta di più rispetto a quello che vede. Ok, prima di presentarvi la protagonista di questo evento, volevo descrivervi la rassegna. Rassegna Author of Test, speciale Lisa Gastaldon, ideata e progettata da Alessia Calcagni, cioè la sottoscritta, con la collaborazione del Ministero dell'Istruzione, Comitato Nazionale per l'Apprendimento Pratico della Musica e del MIUR, editing e montaggio Angelica Vision, con 19 virtual choir che seguiranno in prima esecuzione assoluta da 19 brani su testi di Elisa Castaldon, anch'essi in prima esecuzione assoluta, composti da 14 compositori viventi: Brisotto, Carabba, Copotelli, Darold, Donati, Durighello, Guaccero, Kirchner, Lanaro, Marchetti, Miaroma, Susanna e Visioli. Oggi inizieremo ad ascoltare la prima puntata di questo evento, ma prima di dare spazio ai cori e alla musica, volevo presentare la protagonista, Elisa Castaldonna, che è una musicista e compositrice e autori di testi molto poliedrica,
Elisa vive a Volpago del Montello, in provincia di Treviso, è diplomata in pianoforte, organo e composizione, organista e didattica della musica, insegna musica nella scuola secondaria di primo grado e do la parola a lei, Elisa. Un cordiale saluto a tutti. Io sono appunto Elisa Gastaldon e sono onorata per essere stata scelta da Alessia Calcagni come autrice di testi per la sua prima rassegna Autori di testo. E, io da musicista e da ormai da tempo scrittrice di testi, per la maggior parte di questi dedicati poi ad essere musicati, posso confermare quanto già Alessia Calcagni ha anticipato, ovvero che è importante, come tutti questi fantastici compositori hanno dimostrato, è importante considerare fin dall'inizio la stesura di un testo. Io stessa, quando mi approccio alla scrittura di un testo che so già che poi verrà musicato, in qualche modo sto già facendo delle operazioni musicali, dalla scelta della metrica, dalla scelta anche di particolari figure retoriche, ad esempio, o semplicemente dalla scelta di un termine piuttosto che un altro. Ecco, queste sono già scelte musicali, che poi chiaramente il compositore che andrà a vestire di musica il testo confermerà, canalizzerà, approfondirà. Però nel testo c'è già musica. Come nella musica c'è già il testo, ovviamente. Le cose sono precisamente collegate. Adesso iniziamo questa carrellata di compositori e il primo brano che ascolteremo è Mondo Segreto di Giovanni Guaccero. È eseguito dal gruppo vocale Cantor di Roma, diretto da Daniele Cacciani, al pianoforte Giovanni Guaccero e Roberta Piccirillo, alle percussioni Luca Scorziello e con la partecipazione straordinaria della sua bimba nata pochi mesi fa. Prima di tutto ringrazio Alessia per questa occasione e che le ha consentito la composizione di questo brano Mondo Segreto. E come accennava Alessia, è capitato in un momento personale anche particolare, diciamo in questo 2020 dove sono successe tante cose, quindi ad aprile è nata mia figlia in piena pandemia e sembrava veramente impossibile riuscire in quella situazione poi a scrivere un brano. Così, ma devo dire, no, l'insistenza di Alessia è stata determinante per poi portarmi a realizzare il brano. Quindi mi ha messo in contatto con Elisa, che mi ha mandato una serie di testi molto belli, e appunto avevo chiesto ad Elisa sì, di poter avere dei testi che fossero comunque legati al mondo dell'infanzia, perché comunque immaginavo inizialmente proprio l'idea di Nananna, cioè di legare insomma questa cosa anche appunto alla vita personale. E tra questi testi, tutti molto belli, mi ha colpito molto Mondo Segreto. E, a volte poi la scelta di un testo è un fatto anche molto intuitivo, per me è difficile dire perché, no? Ci sono aspetti formali, aspetti legati alle singole parole o così, per cui a volte sento subito che un testo può essere più adatto ad essere musicato, o almeno per me, piuttosto che ad altri. Altra cosa, appunto, che è un input che è venuto da parte di Alessia, no? Insomma, io nella mia esperienza musicale, insomma, ho varie influenze, no? E poi ci sono anche che possono andare così da tutto quel retaggio che è legato appunto anche alla mia famiglia, a mio padre, no? Alla musica aleatoria, fino cioè, a tutto quest'altro settore che io pratico e vivo molto, molto legato appunto al Brasile, alla musica del Brasile. E Alessia mi ha detto subito: no, no, vai su questa seconda direzione qui, no? Come altre volte mi capita di passare dal campo così della musica colta al campo della canzone e viceversa,
Così il brano è nato quasi come una canzone, no? Inizialmente. C'è un'ispirazione, vengono in mente appunto la tradizione del Minas Gerais in Brasile, che è una grande tradizione polifonica, e che si è poi trasferita anche in autori di ambito di popular music, penso ad autori, anche cantanti, autori come Milton Nascimento, per esempio, no? E così, e quindi sotto questa influenza, attraverso la musicalità che il testo già aveva, ho venuto fuori questa musica che poi subito al suo interno suggeriva delle soluzioni comunque polifoniche. E l'idea, per chiudere, insomma, ecco, c'è anche proprio un'idea ritmica di base dentro, che è questa idea di pulsazione. Cioè, e questo veniamo a quello che ha detto anche Alessia inizialmente, al fatto che in una rassegna virtuale c'è una serie di problematiche tecniche nella realizzazione dei brani, per cui, no, deve essere percepibile una pulsazione, tutta una serie di questioni. Ho detto, non nascondiamo questa cosa, ma facciamola che sia presente. Quindi è sempre sotto un ostinato continuo di pianoforte e di percussione. Luca, direi la cosa più importante è anche il coro che l'ha eseguito, no? Il coro. È stato molto importante. Il fatto, ecco, devo dire, con Daniele Cacciani si è creato subito, anche se ancora non ci siamo conosciuti di persona, si è creato subito un ottimo rapporto. Ho chiesto, insomma, mi ha seguito, insomma, siamo stati in contatto durante la composizione del brano, quindi sono contento. Colgo l'occasione per ringraziare tutti, 20 cori che hanno partecipato a questa rassegna. Soprattutto per quello che hanno fatto con una difficoltà estrema a farlo, ripeto, virtualmente. Adesso passiamo la parola ad Elisa, che ci descrive e ci relaziona sul testo. Allora, Mondo Segreto, possiamo dire che è quasi una dichiarazione d'amore, una dichiarazione di stupore, di meraviglia verso il mondo bambino. È un mondo che per noi adulti rimane comunque un qualcosa di nascosto, di sorprendente e quasi segreto, appunto. Ho scritto questo testo contemplando mia figlia, una figlia piccola, che giocava. E vedere come nell'immaginario dei bambini ci sia questa migrazione verso l'esterno, a me dà sempre una forte ispirazione. E penso che appunto anche il maestro Guaccero, nella lettura di questo testo, abbia intercettato questa energia che ho cercato di trasporre nel testo. E ora ascoltiamo Mondo Segreto.
Il prossimo brano che ascolteremo, anzi più che altro che guarderemo attraverso questo video, Le dita del vento, la musica è di Roberto Brisotto e il brano è eseguito dal coro giovanile Emil Comel di Gorizia, direttore David Bandel. La cosa bella di fare una rassegna virtuale è proprio quella di avere cori da tutta Italia, non solo da Roma, che è la mia città natale. Prima di dare la parola a Roberto e ad Elisa, volevo dirvi chi è Roberto Brisotto, perché ovviamente mi sembra logico presentare questi compositori. Roberto Brisotto è veneto, di Ponte Piave, provincia di Treviso, attualmente vive principalmente a Trieste, è un pianista, organista e direttore di coro e compositore, è direttore della Cappella Civica di Trieste. Roberto, a te la parola. Allora, buonasera a tutti, ovviamente anch'io esordisco con i ringraziamenti principalmente ad Alessia, in primo luogo, che è il motore instancabile di questa come di altre iniziative precedenti, e ai miei colleghi compositori, ai cori che hanno partecipato, a Elisa e a tutti quelli che hanno reso possibile questo particolare avvenimento. Devo dire che da subito, quando sono stato coinvolto, mi sono posto il problema di come affrontare dal punto di vista compositivo questa situazione e mi sono subito fatto l'idea di cercare di scrivere un brano che da un lato sfruttasse alcuni degli aspetti, diciamo così, idiomatici del virtual choir, che ovviamente è una situazione diversa dal coro dal vivo, e dall'altro che però non pregiudicasse la possibilità che il brano potesse essere in futuro eseguito, diciamo, in modo normale. E mi ero fatto delle idee preventive su due possibili soluzioni in attesa di ricevere delle proposte di testo da Elisa. Un'idea era di sfruttare una scrittura più minimalista, con un aspetto ritmico-motorico più accentuato, quasi ossessivo, per cui giocare più, diciamo, su una certa artificiosità della scrittura. L'altro invece era di tentare una via più espressiva. Mi era venuta subito l'idea di sfruttare una scrittura a 8 voci, perché questo permetteva, nello sfruttare tutte le possibilità delle 8 voci assieme, ma anche nel lavorare con piccoli gruppi all'interno dell'organico complessivo, di creare degli spessori dinamici diversi e anche timbrici che difficilmente si riescono a realizzare nel virtual choir, perché manca ovviamente l'aspetto dell'ascolto reciproco e dell'effetto complessivo percepito al momento, si percepisce al fine del lavoro. Per cui ovviare un po' diciamo, alla possibile monocromia e alla possibile stagnazione dinamica della monotonia dinamica del virtual choir. Mi piaceva anche l'idea di aprire poi il coro a ventaglio con le 8 voci in accordi che poi non sono così desueti nella musica corale contemporanea, un po' alla maniera del pad della tastiera elettronica. Okay. Quando ho ricevuto il testo da Elisa, la prima proposta è stata subito azzeccata, con grande intuito evidentemente da parte di Elisa e forse anche lo zampino di Alessia, nella proposta, perché il testo che mi è arrivato ha incontrato subito la mia gusti e si è rivelato affine alla mia sensibilità musicale. È un testo molto delicato, di dolcemente dolente, direi, malinconico, ma con molto garbo, dal tocco molto delicato. E di conseguenza ho optato per la soluzione espressiva. Il testo ovviamente ha suggerito non solo il carattere, ma anche la struttura. È un dialogo immaginario col vento, può essere un testo letterale che simbolico, allusivo, ed è strutturato su tre espressioni caratteristiche. Chiederò, una domanda, risposta, domanda, una unanswered question. Parafrasando Ives, c'è una domanda che rimane senza risposta. Per cui il brano si è originato in modo tripartito ed è un libero sviluppo da un'idea tematica iniziale che oltretutto sfrutta con le pause questa sorta di sospensione interrogativa che è tipica della domanda quando rimane in attesa della sua risposta. Questo direi che potrebbe essere una sintesi. Sì, il vento è sicuramente un forte ispiratore. La sua energia, la sua potenza, ma anche la sua delicatezza sono facilmente personificabili. E appunto in questo testo
lo interpello quasi come un maestro e vorrei proprio chiedere, dico, nella parte iniziale, vorrei sapere proprio come fa il vento ad essere sia così paterno e riuscire a conquistare la fiducia delle foglie, tanto da farle quasi da cullarle tra le sue dita, allo stesso modo essere anche a volte così violento da staccarle le foglie, farle quasi del male, quasi una sorta di condivisione dei sensi di colpa che può anche provare l'uomo stesso. Illusione, questo è il titolo
del testo di Elisa Castaldon, musicato da Giorgio Susana, e il video che vedrete è eseguito dal coro La Rupe di Quincinetto, direttore Domenico Monetta. Prima di dare la parola a Giorgio Susana, volevo dirvi qualcosa su di lui. È nato a Vittorio Veneto, vive ad Orzago in provincia di Treviso, è diplomato in pianoforte ed è docente di primo grado nella scuola secondaria di primo grado, direttore di coro e di orchestra e compositore. Ciao Giorgio. Ciao Alessia e buonasera a tutti, e grazie per questa occasione preziosissima. Devo dire che non è la prima volta che musico testi di Elisa, anzi credo di avere il merito di averti fatto conoscere Elisa Gastaldon, sto parlando con Alessia, e proprio un brano mio su testo di Elisa è stato il brano d'apertura della rassegna a me dedicata lo scorso novembre. Precisamente sono Coriandoli. Esatto, sono Coriandoli, che poi era un brano per voci bianche, con la body percussion, insomma un brano molto divertente. Però Illusione è tutt'altra cosa rispetto a Sono Coriandoli. Quando Elisa mi propose questo testo, devo dire che mi sono messo un po' in difficoltà, perché già descrivere che cos'è l'illusione è difficile, poi descriverla con le note ancora di più. E devo dire che qui Elisa, non so, io mi permetto di dire che hai superato te stessa, perché poi anche in questi giorni lo stavo rileggendo il testo, che poi è molto ermetico, però che contiene effettivamente il vero significato di cos'è l'illusione. Perché spiegarlo a parole è difficilissimo, però Elisa l'ha spiegato in maniera divina. E, dopo aver capito un po' che cos'è l'illusione, il testo di Elisa, ho sentito il maestro Domenico Monetta, perché ho pensato subito a un brano per coro maschile. E Domenico, che a parte che conosco bene il coro di Domenico, ma non ho mai scritto per loro, per il coro La Rupe, che è un coro maschile bravissimo, chiesi che tipo di brano potrei scrivervi. Ma un brano melodico, mi disse Domenico, ci starebbe bene. Ed io, facendogli un bel dispetto, ho scritto un brano completamente, cioè ritmico, diciamo, ecco. Ritmico perché la parola illusione mi diede lo spunto, non so come mai mi è venuta questa cosa qua, di cambiare l'accento tonico della parola proprio illusione, spostandola sulla prima sillaba, anziché sulla terza, e creando questo ritmo che parte in maniera ternaria, quindi illusione su tre sillabe, e poi spostando questa parola illusione con raddoppiando il tempo andando in due, cioè quindi è venuto fuori un tempo 3 più 2 che equivale a un tempo di 5 quarti, un po' difficile anche da eseguire. Per non poi creare malumori con Domenico, ho regalato la parte melodica nelle strofi, diciamo, che sono in tempo ternario, semplicissime, mantenendo però il tactus, la velocità, diciamo, del brano sempre costante. Questo per ovviare la difficoltà di poi di mettere insieme le registrazioni virtuali dei coristi che avrebbero registrato ed eseguito il brano con i video dei propri telefoni, diciamo, perché così è andata. Quindi il brano si alterna a sezioni ritmiche con sezioni melodiche fino a che nell'ultima parte, in corrispondenza della terza strofa, dove il testo dice come un eco di ricordi presente nel futuro serve la fede, questa parola della fede mi ha dato spunto per mettere insieme la parte ritmica con la parte melodica, sovrapponendo quindi due temi per andare al finale, che è un finale felice, diciamo, rispetto all'inizio. Un uso spropositato di quinte parallele, andando contro, diciamo, gli elementi tradizionali dello scrivere per quattro parti, e il risultato è quello che poi andrete a sentire. Non vi anticipo altro perché il brano va ascoltato. Elisa, la parola a te, il testo. Grazie Giorgio per le tue parole in merito al testo Illusione. Qui ho voluto in qualche modo dare un segnale della finitezza dell'uomo. Molto spesso noi pensiamo che alcune situazioni che noi viviamo siano così reali. In realtà a noi manca sempre un tassello,
ed è un'illusione appunto pensare che non sia il tassello fondamentale. Questo tassello molte volte è proprio un qualcosa che non vediamo, un qualcosa che non traspare. Può essere l'aria, come può essere l'eterno, come appunto può essere la fede, e questa non è un'illusione. Buon ascolto. Illusione, 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 Manolo Daroldo è un direttore di coro, organista e compositore bellunese, è direttore della corale zumellese, docente al Conservatorio di Ferrara. Canzone Ogni viaggio, musica di Manolo Daroldo, eseguito dal coro Musica Nova di Roma, diretto da Fabrizio Barchi. Do la parola al compositore Manolo Daroldo e all'autrice del testo, sempre la nostra Elisa Gastaldon. Ebbene, premetto che tra me e Elisa c'è un'amicizia di lungo corso. Eravamo compagni di conservatorio, studiavamo insieme e quindi ci conosciamo anche personalmente da tanto tempo, e quindi la sua sensibilità e il suo modo di intendere la vita ormai credo di averlo capito e digerito. Ecco, sono rimasto molto colpito da questo testo. È un testo che mi ha fatto riflettere, pur utilizzando una figura retorica abbastanza comune, quella della vita paragonata a un viaggio. Ma le parole utilizzate hanno, al di là di un forte senso ritmico, anche proprio una cadenza che rivela quelle che sono le particolarità della vita di ognuno di noi. Momenti che ci segnano, momenti che invece ci fanno crescere,
e tutto quanto scorre, però visto in ottica positiva. Ho voluto intitolarla canzone, col sottotitolo Ogni viaggio, proprio per questa, perché ho creato semplicemente strofa, ritornello, proprio per la forma che ha la mia composizione. È duale in tutto. La strofa essa stessa è duale, presenta un momento di riflessione con un momento di apertura. E anche l'incontro strofa e ritornello sono regolarità e irregolarità, proprio perché la vita è questo, è un continuo mutare, un continuo cambiare. Inizia con un quattro quarti cadenzato, che rappresenta proprio il cammino, i passi uno dopo l'altro, no? Con un andamento che sembra quasi un corale bacchiano, qualche reminiscenza organistica, no? Con questi salti di ottava al basso e delle sospensioni, proprio perché il testo dice: i sentieri interrotti hanno fermato i miei passi, e qui si sospende e poi riprende, e anche nella seconda i sorrisi sospesi, ecco. E poi c'è il ritornello che alterna momenti in quattro quarti con momenti in sei ottavi, e in armonie e un gioco, ecco, è proprio la sintesi della vita. La vita è un grande gioco in cui, giocando, si imparano le regole. Ho scritto questo testo, Ogni viaggio, musicato appunto dal maestro Manolo Darold, nel momento in cui eravamo in questo momento difficile tutti, di sospensione all'interno di questa pandemia dovuta da Covid, quindi in cui i viaggi erano interrotti un po' per tutti. Il viaggio in realtà in questo testo è inteso anche come non solamente un viaggio compiuto in spazi, in nuove terre, ma anche un spazio mentale, un viaggio che può essere rappresentato dalla possibilità di essere liberi e di potersi muovere con una certa libertà, appunto. E la riflessione su quello che viene a mancare in questo senso è rappresentata dal fatto che il viaggio è comunque un qualcosa che rimane dentro, lascia un segno, addirittura quasi come un segno nel viso, un qualcosa di fisico che ti porti dentro sempre.
Ascolto il prossimo brano che ascolterete, dal titolo Ascolto, è musicato da Tullio Visioli ed eseguito dal coro giovanile Guidas di Roma, diretto da Camilla Di Lorenzo. La parola a Tullio. Buonasera a tutti, grazie. Ascolto è una poesia... È una riflessione sull'ascolto ed è una riflessione sull'attività principale che dovrebbe essere dell'uomo. Naturalmente ho riflettuto sul fatto che l'ascolto, certo, l'udito è il primo senso che si sviluppa, sesto, settimo mese di gravidanza, ma ascoltare è un intensivo, un'azione molto più intensa che sentire semplicemente, richiede esercizio, richiede attenzione. Allora, la prima cosa ho lavorato pensando... al testo, alla parola. Cosa vuol dire ascolto? E come noi ci esprimiamo quando ascoltiamo veramente? Non è che diciamo ti ascolto, questo è poliziesco, questo è un interrogatorio, ma ti ascolto, mettiamo intensità, mettiamo partecipazione e vicinanza. E pensando alle voci eccellenti di Guitas e la direzione di Camilla Di Lorenzo, ho fatto un qualcosa che concentrava ritmo e nello stesso tempo cantabilità. Sentirete poi nel materiale melodico ci sono delle blue note, quella è la mia passione per il jazz, la mia passione per questo tipo di musica che coltivo fin da bambino, quindi non è una cosa sovrapposta. Andavo in piazza e incontravo gli amici di Gorni Kramer dove abitavo, quindi era facile appassionarsi a questo genere di musica. L'altra cosa importante è che mi sono incontrato via Zoom, come adesso, con tutte le coriste, con Camilla Di Lorenzo, e insieme abbiamo definito il carattere da dare al testo, perché questa era la cosa più importante. Questo carattere di intimità. Nel testo si parte dall'ascolto del respiro, dall'ascolto del cuore e poi dall'ascolto della voce, quindi è un brano corale che parla sul coro, una metafora. Del coro. Il coro racconta se stesso, se il coro ha la capacità di unirsi anche al di là del fatto virtuale e di ascoltarsi, si raggiunge un risultato che per il pubblico è tangibile, anche se non è un critico musicale. Non anticipo altre cose perché mi piace che resti un po' di sorpresa, poi non so raccontare tanto bene le mie cose. Prima di dare la parola ad Elisa, Visioli nasce a Cremona, abita a Roma, insegna presso la Scuola Popolare Musica di Tessaccio e l'Università LUMSA. Prego Elisa.
Ho scritto questo testo, ascolto, proprio ascoltando l'intervista di una giovane corista a cui era stato chiesto proprio nel periodo del lockdown cosa a lei mancasse soprattutto di questo, di questa lontananza dalla realtà corale che lei viveva costantemente. E lei si è espressa proprio in questo modo, dicendo mi manca ascoltare i miei compagni di coro. E ha usato più volte questo termine e mi ha molto colpito, mi ha subito fatto capire come dentro di lei ci volesse essere anche l'intenzione non di un ascolto appunto come senso obiettivo, ma un ascolto più profondo, un ascolto quasi mentale, un ascolto quasi fisico. E quasi come, ho scritto nel testo, sentire il respiro del cuore del proprio compagno di coro. E poi questo porsi, in questa sintonizzarsi in questo modo, in questa modalità di ascolto, fa essere potenti, fa essere veramente un'energia tale da poter abbracciare addirittura il mondo. Insieme avvolgeremo il mondo.
con l'esecuzione e i video di questi cori eccezionali abbiamo finito la prima puntata di questa rassegna Author of Test, e direi che l'immagine non sovrasta la musica, ma viaggia a pari passo. A domenica 27 settembre, grazie a tutti e grazie a voi compositori.